l'hai già seguito da un po' di tempo, sì, ci spiega un po' la sua mandata. Beh, un po' che ci sto dietro, lui è comunque partito in ritiro con l'Empoli, l'Empoli temporeggiava per farlo uscire e poi comunque c'è stata la volontà del ragazzo di fare un'esperienza comunque in Lega Pro con una squadra importante e ci abbiamo messo qualche giorno in più, ma è dall'inizio del mercato che avevo contattato il suo agente ed era la pedina famosa che avevo detto dell'attaccante giovane, trequartista, seconda punta giovane. Certo, l'hai visto anche giocare, non so, nelle giovanili. Sì, lo conosco da tanto tempo, giovanili dell'Empoli. Ok, quindi praticamente con lui si chiude un po' il parco attaccanti, mi sembra di capire. Si chiude, sì, esatto. Si chiude il parco attaccanti in attesa dell'attaccante vecchio, ma insomma, vecchio, esperto. Comunque sono convinto di aver preso un giocatore forte, di talento, è giovane, però insomma adesso sta a lui dimostrare le sue doti. Io le sue doti le conosco bene e adesso aspetta lui. Tommaso, beh, insomma, contento di essere al Padova? Sì, sì, assolutamente, è una piazza importantissima, forse addirittura una categoria un po' più su perché rappresenta veramente una bella città e organizzati veramente bene. E niente, io sarò a disposizione del mister e cercherò di farmi valere e darò tutto. Quali sono un po' le tue caratteristiche in campo? Prima punta, seconda punta, sei bravo nel gioco aereo? Penso preferisci? Di poter giocare seconda punta o esterno o comunque in qualsiasi ruolo mi possa dimostrare disponibile per la squadra, in qualsiasi ruolo. Del Padova conosci già qualcosa o comunque è tutto da scoprire? È tutto da scoprire. Curiosità, insomma, non ti mancherà, no? Quindi... Assolutamente. Prima impressione, anche se sei proprio arrivato da oggi, da un minuto. No? Da un minuto. Da un minuto, quindi. Ho visto lo stadio. La società. Visto stadio, lo stadio, veramente bello, grande. E no, società assolutamente molto, molto seria. E ti hai un idolo? Invece, non so, a cui ti ispiri? È un idolo a cui mi ispiro e principalmente possiamo dire, forse un po' per il ruolo, le caratteristiche, Zidane, anche se diciamo ora non gioca più, però principalmente è lui. Non è che l'ho visto giocare, però tramite vecchi video. Okay, senti, l'ultima cosa, guardavamo prima, nel frattempo mentre arrivavi, che hai firmato proprio pochi giorni fa il prolungamento con l'Empoli fino al 30 giugno del 2020, quindi significa che comunque l'Empoli in te crede molto e se ti ha mandato a Padova è perché ti pensa che per te, no, credo che sia una tappa importante per la tua crescita. Sì, sì, sicuramente, comunque vada, sarà assolutamente una tappa che farà in modo di aiutarmi a crescere, sarà un'esperienza sicuramente importante. Anche perché è il primo anno dei professionisti. Primo anno dei professionisti. A posto, ragazzi.